San Zeno di Montagna, prima prova degli internazionali di Italia Series, vi portiamo con noi sul percorso. A dopo! Dopo il rettilineo di partenza si inizia subito a salire su questo percorso, come vedete caratterizzato da una pineta in sostanza. La prima parte è tutta in salita con un susseguirsi di curve anche abbastanza insidiose in alcuni punti. Nulla di impossibile, però da valutare attentamente. Come vedete è un percorso un po' vecchio stile, però che si caratterizza proprio per questo dettaglio, ecco. Dopo questo pezzo un po' movimentato, come avete visto, si passa alla prima, l'unico punto diciamo che permette un po' i passaggi su questo percorso molto stretto, che è questo salitone d'asfalto che sicuramente si sentirà nelle gambe, però è una buona occasione per chi vuole attaccare. Bene, dopo la salita siamo arrivati alla parte alta del percorso e come sempre aspettiamo i ritardatari qua. Che... No, no, no. Dani, cosa succederà su questa salita all'ultimo giro? Beh, come ho detto, visto che è sia impegnativa ma anche tecnica, bisognerà stare lucidi, quello sicuro. E poi, secondo me, se nell'ultimo giro ci fossero due o tre atleti insieme, comunque si dovrà fare il forcing, sicuramente quello strappo là sarà decisivo. Da qui invece inizia la parte alta del percorso, caratterizzata da continui saliscendi naturali, tecnici e che lasciano spazio a interpretazioni di linea differenti tra loro. Quindi andiamo a vedere. Gara con fruit. Siamo in pineta, terreno smosso e sassi che interrompono il flow del percorso. Ci avviamo a uno dei tratti più tecnici dell'anello. Come anticipato ci troviamo di fronte al primo e forse Daniele unico passaggio che impensierisce gli atleti. Come stiamo vedendo gli atleti provano, riprovano, non tutti scelgono la stessa linea. Questo non vuol dire che una sia più veloce e l'altra meno, piuttosto una valutazione personale degli atleti che valutano anche in base alla propria condizione fisica, quindi bisogna valutare la lucidità in gara. Esatto, sì, per il resto il percorso non è estremo, comunque è tecnico, sì, è selettivo, però non è impossibile, ma sicuramente non lascia un attimo di respiro, sia sotto il profilo della tecnica che del fisico proprio. Andiamo a vedere il resto, dai. A concludere la parte, diciamo, tecnica del percorso c'è questa salita per niente banale sulle rocce che alterna, diciamo, tratti un po' più meno pendenti, tratti molto pendenti e rocciosi. Adesso superiamo la pippetta. Niente, anche questo. e proseguiamo. Come vedete anche in questo caso la scelta della linea è fondamentale, perché i punti che sembrerebbero più scorrevoli invece in realtà potrebbero diventare più impegnativi. Ultimo pezzo veramente tecnico del percorso per poi condurci all'ultima parte del percorso un po' più veloce. Vediamo Simone che lo affronta. Una discesa molto particolare, per niente banale. E diciamo anche qui bisognerà scegliere la linea giusta, come su tutto il percorso di Pineta Sperane. Andiamo a vedere l'ultima parte. Abbiamo davanti a noi Simone che vi guida su questa parte più veloce del percorso, che poi ci porta nella parte più bassa e ci conduce verso il rettilineo d'arrivo. Se
l'altro anno, in occasione degli internazionali d'Italia Series a Capoliveri, ci eravamo resi conto di quanto il cross country stesse diventando tecnico, oggi qui a San Zeno abbiamo capito quanto sono importanti le prove, cioè provare il percorso. Questo per capire meglio quali passaggi affrontare, dove passare, insomma, dai, è diventato davvero fondamentale provare il tracciato. Esatto, sì, lo è sempre stato, ma sui nuovi percorsi ancora di più, e soprattutto su questo, perché nonostante all'inizio sembrasse un percorso, diciamo, banale, non troppo tecnico a parte qualche punto, in realtà il continuo alternarsi di tratti tecnici più o meno difficili lo rende veramente impegnativo, e soprattutto è obbligatorio avere sempre tanta lucidità, in sostanza. E quindi diciamo che, ecco, non lascia spazio di interpretazioni se non quelle delle varie linee, però comunque bisogna essere in forma e ben lucidi. Io vi invito a continuare a seguirci, perché oggi e nei prossimi giorni vi daremo tante curiosità tecniche, racconteremo la gara, insomma. Quindi continuate a seguirci, iscrivetevi al nostro canale e ci vediamo alla prossima. Quindi a tra poco. Ciao ciao.